Ashtar, via Reina Velázquez, 25 marzo 2021, traduzione marina. Aggiornamento della Federazione Galattica. Saluti, io sono Ashtar e sono felice di essere qui oggi per condividere questo messaggio con voi. Vorrei informare i miei fratelli e sorelle che la mia flotta e il resto dei membri della Federazione Galattica di Luce stanno lavorando alla rimozione permanente delle anime corrotte da questa parte della galassia. Abbiamo avuto a che fare e combattuto quotidianamente con le forze oscure, come i rettiliani, i Draco e altri, che hanno l'oscurità dentro di loro e cercano di danneggiare l'umanità. Le nostre battaglie nello spazio sono severe, coinvolgono una tecnologia avanzata e di solito abbiamo 1 milione di navi che combattono, comprese le navi madre, e abbiamo persino astronavi delle dimensioni di un pianeta. Le nostre più piccole schermaglie hanno migliaia di navi. La velocità e la tecnologia giocano un ruolo enorme nella battaglia. L'intera civiltà può essere rapidamente eliminata. Si può essere evaporati nello spazio come se non si fosse mai esistiti prima. La guerra tra luce e tenebre va avanti da eoni. Pensano ancora di poter mantenere il controllo sulla Madre Terra. I loro giorni sono contati e i loro trucchi per creare situazioni caotiche, come una pandemia o sparare a persone innocenti, non funzionano più ora sulla popolazione umana più sveglia. Abbiamo vietato loro di viaggiare liberamente avanti e indietro per la Terra. Ora le loro basi su altri pianeti sono tagliate fuori dal vostro pianeta. Non appena cercano di intrufolarsi nel vostro mondo, la mia flotta è in attesa e pronta ad attaccarli. Sta arrivando il giorno in cui l'ultimo membro delle forze negative sarà trasportato via da Gaia. Il vostro sostegno a rimanere in frequenze più alte è molto apprezzato. A partire da questo momento è molto importante elevare la coscienza collettiva su Terra Crista per rompere il controllo globale del lato oscuro sull'umanità e portare luce e amore a tutti. La vostra Repubblica sarà annunciata presto, è già successo nella nostra realtà. Il Texas diventerà il primo posto negli Stati Uniti per un nuovo modo di governare che non approfitterà del popolo, ma lavorerà solo per il popolo. Per prima cosa, la vostra linea temporale deve mettersi al passo con la nostra. Tutti gli eventi importanti stanno arrivando secondo il piano divino del Padre, il primo creatore. Chiunque cerchi di interferire e rallentare il processo, quella persona o quel gruppo pagherà con pesanti conseguenze. Mio equipaggio, io, Ashtar e altri membri galattici che sono coinvolti in questa operazione chiamata la liberazione della Madre Terra, mettiamo in gioco le nostre vite ogni giorno per portare pace e gioia qui. Inoltre, questa parte della galassia è un punto strategico molto importante in questo universo. Milioni di astronavi da diverse galassie, universi e diversi pianeti passano nelle vicinanze. L'oscurità nel vostro mondo sarà sostituita dall'amore incondizionato. Stiamo facendo i nostri preparativi per un massiccio sbarco di milioni di navi su Madre Gaia, dopo che sarà avvenuta la completa rivelazione. Vi aiuteremo con le nostre tecnologie a guarire la razza umana, a pulire l'acqua e l'aria e a costruire una civiltà ad alta tecnologia. Coloro che riceveranno i fondi implementeranno quel denaro globalmente in progetti umanitari per rimuovere tutta la povertà in ogni paese per sempre. Per favore, meditate e andate avanti con vibrazioni alte. Non intrattenete emozioni basse come rabbia, paura, delusione e così via. La vostra società ha bisogno di raggiungere una massa critica nella coscienza collettiva per muoversi a piena velocità nel vostro processo di ascensione.
Ogni nanosecondo porta il vostro mondo più vicino alla destinazione desiderabile di diventare una civiltà galattica che irradia solo pace, abbondanza e amore. Per favore, fate attenzione. Se dovete prendere una decisione importante, connettetevi con l'essenza profonda del vostro essere, la vostra anima, e la risposta giusta verrà da voi. Inoltre, non fatevi inoculare, perché non fa bene alla vostra salute. Queste inoculazioni Covid-19 sono state create solo per controllarvi o distruggere il vostro corpo umano con la nanotecnologia. Io sono Ashtar e mando ai miei fratelli e sorelle il mio amore e la mia luce. Grazie. La vostra vittoria e libertà sta arrivando. Non mollate mai. Ashtar. Traduzione e voce Marina.